Abbiamo giusto visto poc'anzi che l'evaporazione è il frutto del trasporto del turbolento dell'aria all'interno del volume di controllo appena sopra la superficie emittente. Qui sotto abbiamo la nostra superficie emittente, che per esempio può essere il suolo, ma potrebbe essere anche qualcos'altro, per esempio una foglia. E la nostra evapotraspirazione esce da qui e poi viene trasportata in tutte le altre direzioni. Per quest'ultima azione vale la legge di Dalton. E allora sorge però spontaneo chiedersi fino a che punto vale la legge di Dalton. E questo in parte è stato risposto nel precedente storyboard che riguarda appunto le superfici emittenti e come queste si comportano. In generale, dove non vale la superficie emittente, almeno in prossimità della superficie emittente, vale la legge di Fick, che regola il trasporto molecolare del vapore. È un problema che di solito non ci si pone mai, ma che va posto è quello di come raccordare la legge di Dalton e la legge di Fick laddove queste si sovrappongono. E questo magari lo vedremo in seguito. Un secondo elemento è che se l'evaporazione entra ET, entra nella legge di Dalton. Ma entra anche in altre equazioni. E certamente che sì. Entra nella conservazione della massa. Che nelle forme più semplici possiamo scrivere come onda S su dt uguale precipitazioni meno evapotraspirazione meno tutte le componenti che generano il deflusso. E il nostro termine ovviamente è questo. Entra anche nell'equazione dell'energia che per esempio potremmo scrivere in forma semplificata. Rn uguale T più H più stoccaggi vari più eventualmente eccetera eccetera a seconda di come scriviamo il bilancio di energia. Qui va il calore latente di vaporizzazione. Quindi entra anche qui. Sulla scrittura dell'equazione dell'energia in questo modo e in altri modi entreremo in dettaglio in varie lezioni. Il punto qui è che l'equazione 1, l'equazione di Dalton, è T uguale rho Cu di Z0 meno Q di Z.
quindi e t c'è anche qua, devono valere simultaneamente, cioè le equazioni 1, conservazione della massa, conservazione dell'energia e equazione derivata dalla quantità di moto devono valere simultaneamente. Nella maggior parte delle trattazioni, come avevo già detto anche in precedenza, si assume che Q di Z0 sia uguale a Q star di Z0, ovvero l'umidità specifica vicino alla superficie emittente si suppone di primo acchito, nella prima parte, pari alla pressione a saturazione, questa è semplicemente una funzione di T di Z0, ovvero della temperatura della superficie emittente. Questo ha un'azione, semplifica molto e toglie di mezzo la prima delle due equazioni. Toglie di mezzo, salvo poi doverla rimettere dentro in altri modi quando questo diventa importante. Allora, noi ci concentreremo prima sull'ipotesi in cui la prima equazione è tolta e poi sulle altre ipotesi, andando a specificarle magari all'interno poi di specifici calcoli fatti per esempio per la vegetazione piuttosto che per il suolo.